Sono ancora emozionatissimi Mattia Nicastro e Marta Marazzini, coppia di ballerini che lunedì ai campionati nazionali di Rimini si è aggiudicata la medaglia d'oro. Mattia, 17enne di Ricengo, si è avvicinato al ballo 10 anni fa grazie alla passione che gli ha trasmesso mamma Samantha, che lo portava con sé in balera. Una sera le ha chiesto di insegnargli la mazurka e da lì è nato il suo grande amore. Anche Marta, 18enne di Roccafranca, in provincia di Brescia, ha iniziato da bambina ad apprezzare il ballo grazie a mamma e papà. E a 11 anni si è avvicinata alla danza standard. Noi ci siamo conosciuti 3 anni fa perché entrambi cercavamo ballerino e sua mamma aveva messo un annuncio e il mio insegnante l'aveva contattata e abbiamo fatto la prima prova insieme. Sono stati 4 turni di pura emozione, dal primo fino all'ultimo. L'emozione più grande possiamo dire che è stata proprio quando c'è stata la premiazione, agli ultimi due, quando si aspettava il verdetto finale di chi avrebbe vinto. E lì non si sa dire bene l'emozione fino a che non si sente chiamare proprio nome vincitore del campionato italiano. Quindi un'emozione unica che ancora oggi non si riesce bene a identificare com'è. Ci troviamo molto bene, inizialmente eravamo un po' imbarazzati e non ci parlavamo molto, invece adesso scherziamo, siamo molto in confidenza e siamo anche amici al di fuori del ballo. I balli che abbiamo fatto sono 5: valzer lento, tango, il valzer viennese, lo slow foxtrot e il quickstep in questa sequenza. Qual è quello che vi viene meglio? Valzer lento. Valzer lento.